Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, la quinta domenica di Quaresima che stiamo celebrando ci introduce nell'ultima parte di questo itinerario penitenziale che la Chiesa ogni anno ci fa percorrere, che culmina nella Settimana Santa, che comincerà domenica prossima con la Domenica delle Palme e avrà il suo vertice nel Triduo Pasquale, giovedì santo, venerdì santo e sabato santo, con il culmine nella celebrazione della Veglia Pasquale, nella Notte Santa, la madre di tutte le veglie. Ora, nell'antico calendario liturgico, con questa domenica, iniziava quest'ultimo scorcio di Quaresima che si chiamava Tempo di Passione. In effetti, dalla Santa Messa di domani, il prefazio, quindi la preghiera che fa il sacerdote prima che inizia la consacrazione, la preghiera eucaristica, si chiama Prefazio di Passione. Perché di passione? Perché è un tempo in cui siamo chiamati a volgere lo sguardo su Gesù sofferente. Abbiamo sentito nel Vangelo di oggi, Gesù capisce che sta per arrivare l'ora di dare la vita, l'ora di immolarsi. Perché fare questo? Perché il nostro cuore è invitato a contemplare con intensa e intima partecipazione il grande mistero dei dolori e della morte di nostro Signore che sono stati offerti per la nostra salvezza. C'è un'antichissima consuetudine della Chiesa, rilanciata anche da Eternodanda del nuovo Messale appena uscito e che sarà fatta anche in questa parrocchia quest'anno, domani faremo questa cosa, ve la introduco perché possiate capirla, che è la velatura delle statue, dei crocifissi e delle immagini sacre. Si velano, si mette un velo dinanzi. Perché si fa questa operazione molto forte, molto suggestiva, ma anche molto triste? Cioè, entrare in chiesa con le statue coperte ti fa prendere, insomma, dici, mamma mia, a che serve? È un segno che esprime due realtà, entrambe molto profonde. Da un lato il lutto, d'accordo? Il velo, no? Quindi la Chiesa è in lutto perché il suo sposo sta per andare incontro alla morte, ma dall'altro è anche una rappresentazione sensibile del dramma di questi giorni, cioè il vuoto di una vita senza Dio. Se tu una statua la veli e ci metti un velo dinanzi a un crocifisso, non lo vedi più. E quanta gente vive senza vedere mai Dio, cioè come se Dio non esistesse, il che è la più grande tragedia che possa esistere. È un vuoto pazzesco, è un vuoto mortale, è un vuoto doloroso. Io vi confesso, io ho una pena nel cuore veramente, che se si potesse vedere, io non lo so come si possa fare a vivere una vita senza Dio. Se io stessi un giorno senza la messa, o se il Signore non dovesse chiedere, gli offriamo questo sacrificio, ma se uno mi chiede, qual è il sacrificio più grande che ti potrebbe chiedere il Signore? Stare un giorno senza la messa, per me. Cosa più grande di questa non me la potrebbe chiedere, cioè una sofferenza più grande, non la potrei vivere. Quindi non riesco proprio a immaginarmi come possa essere possibile il dramma e il vuoto di una vita senza Dio. Ecco, questo segno ci fa un pochino entrare nei cuori di questi poveri fratelli e sorelle che non si rendono conto che la causa profonda di ogni loro malessere e proprio intima infelicità è l'assenza di Dio, è la cosa più brutta che possa esistere. Allora, l'odierna celebrazione ci introduce dentro questo tempo ancora più santo attraverso la bellissima parabola del chicco di grano che Gesù ha fatto nel Vangelo, così come attraverso il brano altamente significativo della seconda lettura, a cui speriamo di poter dare almeno uno sguardo veloce, che dà una bellissima interpretazione delle sofferenze, delle lacrime e delle grida addirittura. Il termine greco è molto molto forte, profuse da Cristo nella sua vita terrena. Mentre la prima lettura, molto bella, ci mostra il frutto che tutti i dolori di Gesù avrebbero prodotto, ossia, come dico durante la consacrazione, sigillare nel sangue divino cosa? La nuova ed eterna alleanza. Io dico così quando consacro: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. E qual è la differenza tra questa nuova ed eterna alleanza rispetto alle alleanze antiche? Ha fondamentalmente di due
tipi. Primo, come ci dice il profeta Geremia, è che da quel momento la legge di Dio è incisa a caratteri d'oro, che sono i caratteri dell'amore nel nostro cuore, non c'è più bisogno di prenderla dall'esterno. E secondo, che l'alleanza tra Dio e il suo popolo sarebbe da quel momento in poi stata non più limitata a un solo popolo, il popolo di Israele, ma aperta al mondo intero. Ecco perché, attenzione, nel Vangelo di San Giovanni, vedete, vanno i pagani, i greci, si avvicinano alcuni greci e dicono: vogliamo vedere Gesù. Ora, in quel momento Gesù dice: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Quanti di voi stanno partecipando, qualcuno tra i presenti lo sta facendo, agli incontri biblici sul Vangelo di San Giovanni, che sono 2 anni che stiamo facendo? Oggi abbiamo letto il Vangelo di San Giovanni. È noto che il Vangelo di San Giovanni è fatto in 2 grandi parti. La prima parte sono i 7 grandi miracoli che Gesù ha fatto, chiamato il Libro dei Segni. La seconda parte, di cui il brano che abbiamo letto funge da cerniera tra la prima e la seconda parte, perché sta nella seconda metà del 12° capitolo, la seconda parte comincia col 13°, si chiama il Libro dell'Ora, l'ora con la O maiuscola però. L'ora di cui parla Gesù: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato, l'ora della redenzione, l'ora della salvezza, l'ora da sempre attesa, anche inconsapevolmente, dalla storia dell'umanità, l'ora che ha per sempre cambiato la sorte del mondo, la sorte degli uomini. È l'ora in cui sarebbe stato versato il sangue di Gesù. Vedete che è collegato al desiderio dei greci di vedere Gesù. Gesù vede che i pagani vanno da lui, dice: è arrivato il momento. Perché? Perché proprio versando il suo sangue che l'alleanza sarebbe diventata nuova ed eterna, e quindi universalmente estesa. Quindi anche i pagani sono i benvenuti nel popolo di Dio attraverso la conversione e il sacramento del battesimo. E attenzione, cosa succede dopo che Gesù ha detto: è giunta l'ora? Bene, Padre, glorifica il tuo nome. Questo è un episodio che soltanto San Giovanni narra. Si sente un'altra volta una voce dal cielo, è la voce di Dio Padre, è la terza volta nei Vangeli che il Padre parla. E cosa dice? L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Ora, chi si ricorda, piccoli e grandi, vedo che i piccoli sono arrivati un po' alla volta, se fossero arrivati tutti insieme sarei sceso, ma chi si ricorda, un po' difficile questa domanda, per rispondere bene a questa domanda bisogna conoscere bene il Vangelo, in quali altre 2 circostanze il Padre ha parlato bene di Gesù? Vincenzo ne ha detta 1. Nel battesimo di Gesù, primo, e la trasfigurazione, abbiamo letto anche questo durante la Quaresima. Sono Vangeli che abbiamo letto abbastanza di recente, perché il battesimo di Gesù si legge dopo l'Epifania, sono passati un paio di mesi. La trasfigurazione è la seconda domenica di Quaresima, quindi è passato poco, sono passate 3 domeniche. Allora, nel battesimo il Padre dice: questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Quindi il Padre che vede Gesù che va a ricevere il battesimo di penitenza di San Giovanni il Battista con tutti i peccatori, cioè dice: Padre, mi riprendo io i peccati di tutti quanti i tuoi figli, mi mischio con loro, accetto di passare come uno di loro. Il Padre dice: ma che bello, quanto sei buono, sei proprio lo specchio della mia bontà. Ti sacrifichi tu giusto, tu innocente per i peccatori. Bene, io mi sono compiaciuto. Prima parola. Alla trasfigurazione vi ricordate che dice? Dice: un'altra volta tu sei il mio figlio, l'amato. C'erano soltanto i 3 apostoli prediletti. Cosa dice il Padre? Ascoltatelo. Quindi, perché vi sta portando in alto, quindi sta mostrando la sua natura divina, quindi state attenti che chi parla non è semplicemente un grande profeta o un uomo qualunque o un grande maestro, non è come un Martin Luther King o un Mahatma Gandhi, grandi uomini per carità, pieni di ottimi valori, ma erano grandi uomini. Gesù è più che un grande uomo, Gesù è il figlio di Dio, quindi ascoltatelo, perché qui non è semplicemente un grande filosofo, un grande maestro o un grande filantropo che parla, qui c'è Dio in persona. E qui dice: l'ho glorificato quando? Esattamente le 2 volte precedenti, no? Dice: Padre, glorifica il tuo nome. L'ho già glorificato, perché? Perché ti ho dato testimonianza in queste 2 occasioni e di nuovo lo glorificherò. Quando è
l'ultima volta la grande glorificazione che il Padre avrebbe dato a Gesù? Sulla croce è Gesù che dà gloria al Padre, perché gli dice: guarda, io ti amo così tanto, e amo così tanto gli uomini da dare la vita per la tua gloria e per il loro riscatto. E il Padre come risponde a questa offerta di Gesù? È facile, questa è la più facile di tutta, con la risurrezione, no? Qual è la massima gloria di Gesù? Quello che dice: più di questo non si può. Dov'è che si vede proprio il segno definitivo che Gesù è Dio? Gesù è tornato dal cimitero e al cimitero non c'è tornato più. Se si va a Gerusalemme, la tomba nel Santo Sepolcro è da 2000 anni che è vuota, e non è vuota perché l'hanno profanata o trafugata, è vuota perché qualcuno è uscito con le gambe sue, d'accordo? Quindi ecco la grande glorificazione. Ecco, allora chiudiamo, uno sguardo sulla seconda lettura, rapidissimo. Cosa ci ha detto la seconda lettura? Dice che Gesù nella sua vita terrena offrì dolori, lacrime e suppliche a colui che poteva liberarlo dalla morte, e attenzione, fu esaudito, perché poi è risorto Gesù, per il suo pieno abbandono. L'umanità santissima di Gesù ci insegna l'ubbidienza al Padre e il pieno abbandono. Quando è che si ha il pieno abbandono a Dio? Quando arrivano prove su prove, sofferenze su sofferenze, che sembra che è tutto buio, che non ci capiamo più niente, e che diciamo: Signore, mi abbandono in te, pensaci tu, tutto questo non può non avere un senso, tirami fuori tu da queste situazioni di morte. Questa è la cosa più bella che si possa vivere, il mio augurio che faccio a ciascuno di voi. Concludendo, opinioni mie personali, sono anni che le dico, io penso che il più grande delitto che si possa commettere, uno dei più grandi delitti che si possa commettere, è profanare o rendere vano il sangue versato da Gesù sulla croce, il sangue della nuova alleanza. In questo tempo, che è prossimo al Triduo Pasquale, mia opinione personale, il mondo dovrebbe fermarsi, ma non fermarsi perché siamo obbligati a fermarci con le zone rosse, arancioni, verdi, viola e nere, ma dovremmo farlo volontariamente, non ci dovrebbe essere nessun provvedimento governativo, dice: adesso stop, adesso non c'è niente, non c'è nessuno, non c'è lavoro, non ci sono divertimenti, adesso io devo pensare, io devo guardare il crocifisso, io devo rendermi conto di quello che è successo, volgere lo sguardo a questi divini e sublimi misteri. Le statue saranno velate ricordandoci il vuoto di una vita senza Dio. Molto probabilmente per molti, purtroppo, la mia grande pena nel cuore, anche quest'anno, nonostante le dolorose lezioni e prove, voi pensate che l'anno scorso non è stata celebrata pubblicamente nella messa della quinta domenica di Quaresima, nelle palme, pur con le restrizioni che vi dirò poi durante gli avvisi, nella veglia pasquale, niente. Eppure, nonostante tutto questo, per molti anche questa sarà una Pasqua senza Dio. Non sarà così, non si fermerà il mondo, non staranno a guardare il Signore. Io spero che noi possiamo essere tra quei pochi, facciamolo fermare il mondo, e noi pochi che speriamo di poter volgere cuore e sguardi a colui che noi abbiamo trafitto, che possiamo moltiplicare gli atti di amore, di gratitudine verso il nostro Salvatore. E con lui eleviamo al Padre suppliche, preghiere, e se qualcuno ha la grazia ci riesce, anche lacrime, perché almeno qualcuno di quelli che ancora non lo conoscono, o peggio, non lo vogliono conoscere, non lo amano o non vogliono amarlo e vivranno una nuova Pasqua senza Dio, possano aprire il cuore e ricevere l'abbraccio di Gesù Salvatore. Siano lodati Gesù e Maria.